Angela Nigro, la mostra Frammenti di donna. Ci può descrivere le sue opere che sono esposte qui? Allora, sono due quadri che rappresentano, diciamo, un po' la primavera, i fiori. Sono realizzate su tela con colori acrilici e ad olio. Inoltre ho portato anche dei piatti, delle altre opere, delle icone sul legno, e diciamo che c'è sia la pittura e sia il decoupage, che sono queste che potete osservare sia a terra sia sulla tovaglia. Inoltre c'è questo altro quadro qui che rappresenta, diciamo, un po' tutti gli oggetti che si usano nella casa, come le teiere, i piatti, le tazze. È un'opera pure realizzata con i colori acrilici, c'è sempre lo sfondo di pittura e in più con la tecnica del decoupage. Massima Ioari, che ci parla delle sue creazioni artistiche provenienti dal Marocco in bella mostra con Frammenti di donna. Sì, ho piacere fare la collane, braccia, quanto piccolina. Io, quanto fare questa cosa, sempre cerco roba antica di tanti anni fa, per sempre visto quella come questa. E questa fare come il mosaico di Marocco, come la come roba troppo vecchia, è sempre così. E uscire così per troppo semplice, anche donna mette così, senza, visto a qua tutte le donne mettono come il corda, come, ma questa è semplice e non è pesante, non niente. Ormai ho una cosa chic e donna metti tutti i giorni, non è problema. Da quanto tempo realizzi queste creazioni? Tanti anni fa, quando io piccolina io fare. Da quanto tempo sei in Italia? E io ho 8 anni. Ti fa piacere partecipare a questa iniziativa? Sì, sì, magari tutti gli gente sapevi che questa cosa è... Questa la pigiuria così, quella pigiuria è semplice e non ne costa assai, tutte le donne posso comprare, posso mettere. Facciamo un esempio, questa collana quanto tempo ci è voluto per realizzarla? Per sempre? Sì, è troppo orario. Io lavoro, serve un 3 giorni, 20 giorni per fare. Non è, devi cerco l'alpila, la misura e tutti, fare giorni per giorni. Complimenti. Grazie tanto, signore.